Giochi Olimpici. Questa non sarà una specialità in programma all'Olimpiade, ma sono naturalmente specialità veloci che servono e sono propedeutiche anche alla prova della velocità pura, che insomma tra le specialità appunto del settore della velocità sarà quella in programma a Pechino per quanto riguarda il ciclismo femminile. Vediamo le fasi di preparazione della finalissima della coppia della Gran Bretagna con Victoria Pendleton. È cambiata, ho l'impressione, no non è cambiato nulla, scusate, sempre Victoria Pendleton in seconda posizione, prima posizione invece per la Reed, questa giovane atleta di colore. Miglior tempo per la Gran Bretagna, meno di 10 secondi al via. Ecco la cinese. Ed è probabile che assistiamo alla conquista dell'ennesima medaglia d'oro da parte della Gran Bretagna nella giornata di però oggi. Però attenzione, perché dovrà battere la Cina. Dovrà battere la Cina e non sarà facile. Non sarà facile. Vediamo subito. Siamo lì, sì. Che attenzione, perché la Cina è avanti. Victoria Pendleton, l'ultimo giro è passata avanti, la Cina indietro in questo momento. Victoria Pendleton stravince Victoria Pendleton e la sua Gran Bretagna, ancora una medaglia d'oro ed è bottino pieno oggi, Silvio, 3 su 3, tre finali e tre vittorie degli atleti della Gran Bretagna. Anche in questa finale della velocità squadre femminile, Victoria Pendleton ha fatto vedere tutta la sua immensa classe. La Cina aveva chiuso in testa il primo giro, non eccezionale la partenza della Reed, ma ci ha pensato poi Vicky Pendleton, questa fuoriclasse della velocità inglese, a recuperare e a distanziare di quel che basta le cinesi per conquistare l'ennesimo oro della sua carriera e il terzo oro nelle tre finali disputate oggi per la Gran Bretagna. Davvero straordinaria questa atleta, davvero straordinaria Victoria Pendleton. Io credo che il successo questa medaglia d'oro sia soprattutto merito appunto di Victoria Pendleton, anche perché Reed effettivamente non è che avesse fatto vedere grandi cose nella prima parte di gara. Era lì con la Cina, ma soprattutto era la Cina leggermente avanti rispetto alla Gran Bretagna. È stata Victoria Pendleton la sua progressione così rapida, così incisiva, così bella, tale da poter permettere a questa Gran Bretagna di ottenere il quarto successo in due giornate di gara. E ora assistiamo, dopo il replay delle ultime pedalate della Victoria Pendleton, naturalmente al tributo che il pubblico di Manchester riserva alla Pendleton e alla Reed, queste due ragazze che, come hai ricordato, conquistano il terzo oro di giornata per la Gran Bretagna, il quarto in assoluto in queste prime due giornate di gara. Ce ne saranno molti altri certamente da qui a domenica, sentiremo molto spesso l'inno nazionale della Gran Bretagna in questa edizione mondiale, ormai lo sentiamo da moltissimo tempo, ed ecco il tributo a questa Victoria graziosissima Pendleton. Anche Victoria Pendleton, fuori classe appunto della velocità inglese. Allora anche tu apprezzi anche dal punto di vista estetico questa Victoria Pendleton, Silvio? Credo che valga la pena sottolineare, quando abbiamo di fronte un atleta che oltre ad avere delle qualità atletiche straordinarie ha anche quel pizzico di femminilità che non guasta, che poi soprattutto nella velocità, no? Disciplina nella quale siamo abituati a vedere anche sul piano femminile, insomma dal punto di vista femminile, ragazze abbastanza possenti. Victoria Pendleton invece è piuttosto minuta, l'abbiamo vista anche nel riferimento proprio visivo con la sua compagna. Sì, minuta, ma naturalmente la sua struttura fisica, la struttura fisica che gli consente di primeggiare appunto nelle prove veloci ormai da molti anni. Ricordiamolo, è campionessa del mondo in carica sia nella velocità, sia nella velocità squadre, sia riconfermata nella velocità squadre anche nel 2008, e domani inizierà il torneo della velocità femminile, dove è la naturale favorita naturalmente. Ecco la classifica finale dello sprint donne a squadre, come ti senti, Silvio? Io mi sento bene, ma so che dobbiamo mandare la pubblicità.